Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. A settembre inizierà una nuova stagione di Uomini e Donne e già Maria De Filippi aveva annunciato grandi cambiamenti che riguardano il programma. Aveva deciso di non mettere più volti conosciuti o influencer, ma persone semplici, persone non conosciute, e a oggi è arrivata tramite voce che gira sul web una grossa novità nel programma proprio di Maria De Filippi, che ripartirà a settembre su Canale 5. Ecco Maria De Filippi come stravolge Uomini e Donne. Al momento si fa il nome proprio di lei, Nicole Scavuzzo. È una trans e sembra proprio che questa ragazza porterà al trono di Uomini e Donne nella prossima edizione. E questa donna, a quanto si dice, ha già concluso il suo percorso di transizione, quindi è completamente donna e nella vita è anche una commessa. L'edizione in partenza a settembre confermerà nuovamente il mix, quindi trono over e trono classico, quest'ultimo con 4 tronisti, 2 uomini e 2 donne. Questa, dopo il trono gay, sarà la prima volta che vedremo sul trono di Uomini e Donne un uomo diventato donna, ma adesso è una transgender, quindi donna, come vi dicevo prima, a tutti gli effetti. Voi che cosa ne pensate di questa rivoluzione di Maria De Filippi? Vi volevo anche dire che girava la voce sul web che il tronista maschio poteva essere Francesco Chiofalo. Ricordate il famoso lenticchio di Temptation Island? Bene, ad oggi ragazzi questa ipotesi è sfumata, perché il personal trainer ha iniziato a frequentare l'ereditiera Drusilla Grucci, vista di recente all'Isola dei Famosi. Quindi salta il tronista Francesco e a quanto pare è lei la nuova tronista, Nicole Scavuzzo. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordo anche che a fine agosto inizieranno le registrazioni, quindi potremo dare ulteriore conferma o smentita. Iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like, attivate la campanellina se non volete perdervi questo ma nessun altro prossimo video. Vi auguro un buon fine settimana da Angela da Tutto al Web.